Ho detto da 3 anni e mezzo fa, quando mi sono insediato, che i binari erano più binari paralleli, ecco, di mettere in sicurezza tante strade della provincia italiana, che stiamo facendo, abbiamo fatto, ci sono ancora tante altre strade che dobbiamo mettere in sicurezza e pensare alla visione strategica per un paese che deve tornare a crescere. E una provincia che deve tornare a crescere deve essere ben collegata con le infrastrutture. E senza inventarci nulla di nuovo, abbiamo ripreso il vecchio progetto Ateromare che è fermo ormai da tanti anni, ecco, abbiamo studiato, abbiamo capito qual era il modo migliore per la strada, perché lì c'era il famoso ponte che dovevano fare. Tra virgolette, nella mia zona notaresco e Grasciano, che diventava una bruttura perché lì veniva una zona risulta non bella per quella zona. Adesso il progetto passerà a raso e arriverà finalmente lungo la costa. Così collegheremo il mare, la collina, la montagna fino a Roma. Ma l'altra novità di un finanziamento importante che arriva il ministero, perché la cosa bella è che queste due strade non sono state fatte perché, ecco, per un piacere di una persona o di un'altra, c'è stato uno studio reale per i bisogni di un territorio ed è stata finanziata anche la famosa Garrufo Ascoli. Ecco, completeremo direttamente, qui ringrazio l'ANAS pubblicamente per il grande lavoro che abbiamo fatto in sinergia provincia e ANAS, ecco, un percorso che ci porterà dalla Teramo Mare direttamente ad Ascoli, uscendo per la famosa strada che adesso arriva fino a Garrufo, passando sotto d'Ancarano e arriveremo veloci, ecco, ad Ascoli. Sotto d'Ancarano significa con un Sì, tunnel. con un tunnel, così non facciamo ponti, meno manutenzione, ecco, importante su tutta la problematica dei ponti, ecco, ed è importante perché una provincia che era ferma da tanti anni vedrà alla luce opere nei prossimi 3-4 anni, non nei prossimi 100 anni. Riguardo al quarto lotto della Teramo Mare, il progetto dove prevede lo sbocco, la conclusione della Ecco, strada? lì è importante perché già abbiamo sentito alcune, sono usciti già, no? Il progetto si può fare, qui la zona, no? Ci sono dei problemi con il fiume, il 28 ci saranno, ecco, la prima conferenza dei servizi appunto per studiare e mitigare qualsiasi rischio. Guardate che negli ultimi anni, lo dico pubblicamente, ecco, i tanti errori fatti nel passato, ecco, non si faranno più. Le opere che vengono fatte realmente, ecco, con cognizione di causa. Oggi chi si strappa i capelli e chi dice no, quello non funziona, sono gli effetti di un passato. Abbiamo fatto costruire case a fianco ai fiumi, avete visto i problemi che abbiamo avuto, perché la natura fa il suo corso, la natura si riprende quello che ha. Ecco, perciò sulla Teramo Mare adesso faremo degli studi approfonditi, ma si accelera affinché si abbia il progetto esecutivo definitivo per la prossima primavera, affinché si possa fare la gara d'appalto e nei 3 anni avere l'opera conclusa.